nei bambini è normalmente causa di sintomi dolorosi. Di cosa si tratta? Cazzo di mollura. No, non è. Non perché può lui, essere. Perché lui, no, perché lui va con i bambini. Perfetto. Benvenuti a questa nuova puntata di Chi vuol essere mollunario in compagnia di Zazzone e Pesh. Sì, siamo pronti. Siamo pronti. Si va a giocare. 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 Io farei un tutti contro tutti a turno, però. Vai. In questo momento ho 978.000 neuroni e ho sbloccato tutto, quindi siamo a posto. Allora, oh, no, secondo me, Zazzone potrebbe essere Pablo, 75 anni, Pablo. Professione pensionato, passione per il minigolf. Perfetto. Andiamo a Pescione, che secondo me potrebbe tranquillamente essere George, età 42 anni, professione infermiere, passione arti antiche. Sì, sono proprio io. E io potrei tranquillamente essere Julie, 22 anni, studente, passione svagarsi. Pre. Cazzo. Ok, let's go. Schifo. Sei pronto a chi vuole essere milionario? Sì. Va bene. Un milione! Signori, benvenuti a chi vuol essere sul Real Power. Oh. È finalmente arrivato il turno di Zazzone. È tempo di passare a una nuova domanda. In che modo un'ape può causare dolore a un umano? Pungendo, mordendo, graffiando o calciando, Zazzone? Essendo che l'ape ha il pungiglione, potrebbe pungerti. Quindi potrebbe essere. La? Potrebbe è la tua risposta definitiva? Sì. È là. L'accendiamo. Mi dispiace, Zazzone, ma la risposta esatta è mordendo. No, non è vero. E invece bravo, Sei qua. Ti mancano 14 domande, Zazzone. Ora il turno di Pesh, che abbiamo scelto accuratamente perché ti somiglia molto questo personaggio, Pescione. È paro, cioè. Quale personaggio interpretato da William Shatner in una longeva serie televisiva? Bella. Capitano Kirk, Capitan America, Capitan Uncino, Capitano Nemo. Penso Kirk. Dici? Sei sicuro? Capitano Kirk. È la tua risposta definitiva, Kirk. L'accendiamo? Bravo. Fosse stata per me sarei uscito alla prima. Yes. Devo essere sincero. E invece ci ha preso, bravo. Dai. Un turno fatidico per Mollu. Completa il titolo di questa serie TV, televisiva, Starsky and... questa non la so. Questa non la so, ma secondo l'analitica dell'ultimo Chi vuole essere milionario che ho guardato con Jerry Scotti, la prima risposta dopo la terza domanda di solito era B. Quindi accendo la B, Jerry. E Kennel per forza. No, no, è Starsky and Cage. Ma qua mi funziona, chi sbaglia il mirato? È Starkey, let's go Ski, è così che si fa, è buona la B. È buona la B. Proverò a vincere, ve lo prometto. Quale di questi termini è usato per descrivere un errore in un programma informatico? Bug. Hug, mug o rug? Ci devo pensare un attimo. Bug non può essere perché vuol dire insetto. Esatto. Hug vuol dire abbraccio. C'hai 10 secondi? Guarda, a me piacciono gli insetti, quindi prenderei la bug. Mettiamo bug? Va bene, vediamo. Non so se è quella giusta, però. Aspetta. E invece è quella giusta, Zazzone. Bravo, Zazzone. Bravo, Zazzone. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Però mi sta dando fastidio sto cappello, quindi lo leverò. Vai. Vai tu, Pescione. Sei uguale. Sei uguale. Cioè, completa il titolo della commedia di Shakespeare. Tutto è bene quel che finisce. Bene. È uscito un bambino dal naso. Che schifo. In modo giusto, tutto quel che finisce ok. Tutto quel che finisce positivamente. Allora, io direi, in modo giusto. Giusto è la più corretta, però la A è quella che suona di più. Bene. Non può finire con luce, non ha senso. Quindi la B? La. Ah, ok. La B, la B. Hai sbagliato, ho detto la B, ha detto. Ah, ho sbagliato, scusatemi. Il computer la conferma la Madonna. Ma? Sbagliato. Ma che cazzo? Sbagliato. Tutto è bene quel che finisce positivamente. Mi dispiace, ma sei fuori. Quale di questi è un famoso scandalo politico del 1972? Water Dick, dai. Io direi Water Dick, ma penso che sia Watergate. Dici? Sì, perché penso che sia Watergate. Non hanno rapito Aldo Moro, no? È la risposta definitiva
è Watergate. Tutto è bene quel che finisce positivamente, Pescione, ricordatelo. Quale spezia contengono gli speculoos? Oh, facile. Che cazzo sono gli speculoos? Sono buoni, Air Carry. Tocca a te, Zozzo. Ho dato il 90-10. Sta a leggere la chat, il merda, porco due. Me ne vedi una, Zozzo? La. Ok. Che cazzo è lo speculoos? Che è la cannella, Zazzo. Ragazzi, voi due non siete milionari, mi dispiace. Tocca a me, la più bella. Un'eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova tra la Luna. Secondo me, ma tra la Luna e Marte. Bene, bene, mi sono preso tutto il tempo che mi serviva, effettivamente. Ma come è partita? Ma ragazzi, ma... Vero, perché quella è la modalità, chi sbaglia per prima sa di andare pure. È vero. Ma che è sta roba? Ma scusami. Ma poi... Proviamo a farlo tutti insieme. No, devi fare tutti contro tutti. Però qua mi chiede il joystick. Però un po', vedi se te lo chiede poi. Vedi? Dici famiglia devo fare, Ma io mi ricordo che si poteva fare a turni. Mollopoli, non esiste il numero di sfidanti 3. Ok. Che animale è? Let's go, Ski! Che animale è Legoshi? Credo sia un lupo, fratello. Ok, è la tua risposta definitiva? Non la puoi cercare su internet? Allora sì, provo. Sì, dovrebbe essere un lupo. Un gatto. Non è la Legoshi non è quello principale, in teoria. Sì, il lupo. Bene, 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 bene. Sì. È Legoshi? È Legoshi, let's go, è così che si fa. In un teatro, come si chiama la piattaforma rialzata dalla quale gli attori si esibiscono? Palcoscenico, campo, corte, podio. Ah, ho capito. Palcoscenico. È la tua risposta definitiva, l'accendiamo? Podio, ma sei un coglionino. Vabbè, il gioco ha sbagliato palesemente, scriptato per pesce. Quale tipo di struttura gonfiabile puoi trovare in un parco giochi per bambini? Ospedale gonfiabile, casa gonfiabile, supermercato gonfiabile, scuola gonfiabile, casa gonfiabile. Se non è questa, mi ammazzo. Bene, 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 bene. Di quale paese sono originari gli spaghetti? Difficile questa. Francia, Galles, Italia, Australia. Italia! È la tua risposta definitiva? Sì, dai. Vai, Pesciò. Sì, in quale di questi giochi si usa il termine matto? Backgammon, cacco, dama, scacchi, scacchi, pachisi. Direi scacchi, ragazzi. Sei sicuro? Cacco matto. Se sei sicuro tu, io mi ricordavo la dama matta, comunque. Dama matto, è vero. Dama matto. Che gioco è il pachisi? Il pachisi è una malattia. Chi interpreta Harry Potter nei film? Daniel Radcliffe. Ma zio, l'ha detto prima che uscisse. Perché ci ho giocato prima questo gioco. No, tu sai già le risposte. È vero, ce l'ho tutte qua. Qual è l'unico cioccolato che non contiene cacao in polvere? Oh, fratello, il cacao è marrone. Sì, cioè... Che cos'è marrone poi nella vita? Gli alberi. Zazzo, quindi qual è il cioccolato che non contiene cacao in polvere? Zazzo, t'ammazzo, te lo giuro. Stai a lete! Sei... latte, dai, è latte. Al latte? Sì, fratello, latte, basta. Bianco, ragazzi. Cioè, è così. Sbagliato, ragazzi. Non sarai migliore. Come al latte, Zazzo? Quanti attori recitano durante un soliloquio? Uno. Sei sicuro? Sì, un soliloquio. Se sei sicuro tu, bravo. No. Comunque, ragazzi, amici del merda. Sì, è il nome di una pianta. Dai, fratello, se sei uno, sei ingammato. Poi si scrive. Ma che cazzo è? Dai, la pianta pungitopo esiste per forza. Sì, esiste la pungitopo. Sì. Tu hai letto la chat, ce l'ho No, non l'ho letta, non l'ho letta. Se leggo la chat, guardo qui. Se gioco al gioco, guardo qui. Io non l'ho letta e giustamente, non so, uscito, tu devi leggere la chat. Perché devi fare? Non l'ho letta la chat. Non ci credo. Quale di questi termini indica chi prende parte a una competizione? Contendente. Sei sicuro? La C? Contendente, sì. Bene, il gioco è rigato. Sborro. Che legami di parentela lega Lloyd Bridges a Jeff Bridges? Ma che cazzo è Lloyd? È lo zio. Dai, Lloyd è un nome da zio. Ma che cazzo è? Ma pure qui dura un cazzo. No, facciamo quella cooperativa, ragazzi. Facciamo quella cooperativa, dai. No, non ci sto dentro. E sto mangiando un hotkey. Facciamo giocatore singolo normale e la votiamo tutti insieme. E saremo tutti Pablo pensionato, vaffanculo. Nei bambini è normalmente causa di sintomi dolorosi. Di cosa si tratta? Cazzo di mollura. No, non è... Non perché può lui, essere perché lui, no, perché lui va con i bambini. No, non... Belli il culo. Allora, facciamo una cosa. Non lo Quando facciamo la telefonata a casa, chiamiamo effettivamente qualcuno e il pubblico facciamo con la chat. Allora, la dentizione...
posizione è la risposta corretta. Bene. Su quale parte del corpo può formarsi la placca? Gola. Denti. Ma non c'è gola. Denti. Vabbè, denti, denti. Siamo a 1000 euro, ragazzi. Let's goski. Riverdale, mi sembra... Boh, Elizabeth. Allora, sicuramente Hermione non è. Io so che Riverdale è una serie da puttane, esatto. Hermione so sicuro che non è. Secondo me è Elizabeth. Oh, fai 50-50, dai. No, il 50-50 vuoi, già? Sì. Dici, buttiamo 50-50? Per me o Elizabeth o Archie. Adesso il 50-50 ci darà. O Elizabeth. Vediamo. Archie. Se Veronica, io da Roto. Trastiamo pesce, Archie, Archie. Forza, eh sì, è vero, Veronica non potrebbe essere. Dai, va bene. Codo, per forza. Chi era l'altra metà del famoso duo comico che includeva Oliver Hardy? Non lo so io. Ma hai messo modalità pensionato. Normale, ho messo, sì. Qua ci serve un aiuto da casa. Pesciò, tu c'hai qualcuno che conosce Oliver Hardy? Non so chi cazzo tu, Zazzo? Sia. Aiuto dalla chat o chiamata a casa? O cambio domanda? No, cambio domanda più avanti, frate. Aiuto dalla chat. Dimmi, Zazzo. Ehi, ciao, per caso sai chi è Oliver Hardy? No, non ho idea di chi sia Oliver Hardy. Ok, grazie mille. Cioè, figurati. Ciao. Ho provato a chiamare un amico, non lo sapeva. Ma mi hanno chiamato anche a me per sapere una cosa del genere, Zazzo. Ma com'è possibile? Sì. Ma è molto giocato sto gioco. Aiuto dalla chat. La mia chat dice la D. La vostra cosa dice? Anche il pubblico, effettivamente. Andiamo? Di. Vai. Bene, abbiamo già usato due aiuti, Già usato due aiuti. Qual è il termine specifico che indica la maratona e gli eventi podistici da 20 e 50 km? Il secondo? Maratona? Deve essere staffetta. No, come la staffetta? No, la staffetta è quella in cui ti passi il coso, capo. È appunto 20-50 km. La maratona ne dura 52. Ma che staffetta fai da 50 km? Ah sì, ma no, che maratona fai? Cioè, maratona 20-50 km arrivi a Milano. La maratona, tipo quella di New York, che è una maratona normalissima, c'ha 52 km. Cioè, quei cristiani si fanno 50 km di corsa? Ah sì, ma io mi faccio 50 km di corsa a stiro prima del K. Lo so, sono 42, sono 42. E allora è lunga distanza. No, non è, perché se no la lunga distanza è gli 85 km, mi sembra. È corsa su strada. Se non è corsa su strada, ti picchio. Vabbè, bro, non può essere. Bravo! Bravo Teletrist. Bravo Pesce. Quale di queste è una figura a 9 lati? Io credo sia l'ennagono. Perché il nanagono. Il nanagono non può essere. Allora, il novagono. Non voglio mettere una risposta che contenga nova come parola. È negono. Immaginatelo con una R in più. E nagono invece mi sembra un po' più giusta come risposta. Che senso una R in più? No. Stavo ringraziando un ragazzo che si chiama Immagina con la R in più, che mi ha fatto il sub benvenuto. Quindi rennegono. No. E Nagono è la nostra risposta definitiva e l'accendiamo. Bene. Qual era la nazionalità degli antichi filosofi Aristotele e Platone? Grecia. Non si dice Grecia, si dice Greca. Greca. Ma ci sarai tu, greco, pezzo di merda. Allora, la tua risposta definitiva l'accendiamo, sì. Greca, sì. Bene. Bene. Quale tra questi viene comunemente misurato e consigliato in damigiane? Il vino. Ragazzi, occhio alla penna, Qual era il primo numero che ha indossato Lionel Messi al FC Barcellona? Io, ragazzi, me ne tiro fuori. Non era il 10, mi sa che era il 19. Io, ragazzi, me ne tiro fuori perché non ho idea. Questo lo deve sapere Zazzone e Pesce. No, raga, non è possibile. 55 non c'è scritto. Vai, metti fredda. Ma sei sicuro al 100%? Sì. Ok, se me lo dite voi mi fido. Molto meglio, apparso. Bene. De Pesti che giocava prima con Barcellona. No, come si chiama un solido geometrico le cui quattro facce sono tutte triangolari? È il tetraedro, eh? Il triangolo. Dai. No, non ci avevo mai sborrato. Bene, dai. Quale di queste città francesi si trova a sud di Lione? Parigi sicuramente no. Qui servirebbe allora, l'aiuto del maestro. Vogliamo utilizzare la chiamata a casa? Provo a chiamare il maestro? Sì, chiama il maestro. Non so se risponde, il problema è questo. Ma le sei stato a dormire, vai. Cazzo, è vero, da lui sono le 4, quasi 5 adesso. Arcappa chiama. Oh, Fabio. Capo, sono in live. Ascolta, mi serve una mano. Siamo a Chi vuole essere milionario con Zazzone e Pesce. Quale di queste città francesi si trova a sud di Lione? Tolosa, Parigi, Nantes o Brest? Tolosa.
Tolosa? Perché sì, Tolosa perché è al confine con Barcellona, perché ci sta in mezzo il posto quello dove voleva andare a vivere. Mamma mia, tu io ti bacio, ti bacio, capo. Grazie. Ciao, ti mando un bacione, ciao bello mio, grazie. Così? La smurfata così. Brother, il K l'ha smurfata. Sì. Sì. Ci fa vincere 30.000 euro il K. Che cosa studia la selenografia? E le costellazioni, gli astrologi, no? Gli astrologi, sì. Il fondale marino è, si chiamano i geologi. Ora non vabbè, so. I geolocalizzatori marini lo studiano, i fondali marini. Oh, ma questo ha detto che i geologi studiano il mare. Mi sono sbagliato, infatti. Va bene, ha ragione, ha ragione. Tu non ti preoccupare, zuttore. Ma le barche e le scuole le hanno chiuse. Quindi ci possiamo levare costellazioni e fondale marino, però? Sì, quello per forza. Ci facciamo sto 50-50? Uno sono i martiri. Non sono i martiri, no, che studiano Marte, però. E la luna chi la studia? La vogliamo buttare sulla D? Perché effettivamente A sono i marziani, la B sono i costellazionari, la C sono i marinai e la D è per forza i selenografici. Bene, 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 vai, bene, bene. Come si chiama l'azienda in cui Elliot Alderson lavora come ingegnere? Lo so! No, aspetta. Come ingegnere di... No, aspetta. Aspetta. Perché no, Mr. Ro... Allora, dove Elliot lavora come ingegnere di sicurezza informatica nella serie Mr. No. Robot? La F-Society è quella contro. La F-Society è quella che poi lui fonda, effettivamente, per dare contro alla E-Corp. Però non so se... Non mi... C'ho questo dubbio perché non mi ricordo se lui già all'inizio ci lavora all'E-Corp o perché mi pare che lo chiamino dopo. Ma tu quindi dici non è F-Society? Wellick non può essere perché mi pare che sia il nome di quello che poi lavora con lui. C'ho questo dubbio che potrebbe essere la All Safe Security. Io la butto su All Safe Security. Guarda qui, sì. Vabbè. Ragazzi, siamo a 150.000 euro. Abbiamo solo un aiuto che è il cambio domanda. Che cos'è la mezzaluna turca? Un'arma, un piatto, un vestito, uno strumento musicale. Un'arma si chiama mezzaluna. Sì, ma non è, c'è un'arma, non è una spada. La mezzaluna turca, ragazzi. La mezzaluna turca è un'arma. Ah, no, io cambierei. Volete cambiare la domanda? Sì, sì. Va ciao, bene. Quale scrittore si riferisce al termine sciavi? Ragazzi. Shakespeare. Dai, Shavian, Show, Shavian. Vai, mi piace Show. Ah, comunque era uno strumento musicale. Era uno strumento musicale? Ah, ok, sì, perfetto. Fatto bene a cambiare. George Bernard Shaw? Boh, frate, non so. Cioè, qui. Dai, Shakespeare non può essere Shavian. Shadwell. Di solito su sto gioco mettono tre risposte del cazzo. La risposta sensata è che si conosce. Dico solo questo. Io metto George Bernard Shaw. 25 sub. Va bene. Grazie, ragazzi. Ho fatto un buonissimo ragionamento. Siamo a 300.000. Let's go, ski, let's go. È così che si fa, ragazzi. Andiamo la via, domanda da un milione. Ragazzi, non possiamo andarcene. In Lost, quanti minuti devono passare prima di poter... L'ho vista! Mi pare 2 ore. No, secondo me devo passare prima di poter premere nuovamente il pulsante del computer cigno. Oh, Cristo santo. Se mi chiedeva i numeri li so a memoria, ma Cristo Dio. No, non mi ricordo, raga. L'ostro l'ho vista tipo 10 anni fa. Merda. Perché? Mi pare 2 ore. È espresso tutto in minuti. Vabbè, 2 ore. 120 minuti, Zazzo. Oh, sono tutti numeri così simili. Io per roba andrei sul 108, ti dico la verità. Non lo so, adesso mi sta prendendo in mente anche il 180. Era molto poco tempo da una cosa allora all'altra. Allora 108 e 118. 4, 8, 15, 16, 23, 42. 42 più 23, 65. No, 60, sì, 65. 71, 96, 108. Davvero fa 108? Sì, fa 108 la somma dei numeri, quelli che avevi detto prima. Ci buttiamo su 108? Seguendo anche il tuo ragionamento, Pescio? Sì, se quello... Vai. You had to make a choice. Is that your final answer? Proviamo. Mi sa che è giusta, perché sto leggendo la chat. Sì! Godo, perché? Ma se tu avevi detto quei numeri, frate, la somma era quelli. Ok, e non sapevo fosse della somma, mi hai fatto scoprire una cosa nuova. Ragazzi, io, Pesce e Zazzone siamo ufficialmente milionari.